ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ 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 ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ പരതീശ്വര സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ജയ ജയ മംഗള സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശിവ ശക്തീശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ ശ്രീ ശൈലേശ്വര സായി നമോ In questi giorni in cui le nuvole nere dell'odio si diffondono da uno stato all'altro, avvelenando le relazioni tra uomo e uomo, solo la disciplina e l'illuminazione spirituale possono servire da faro luminoso. Le persone si sentono impotenti di fronte al diluvio di falsità, ingiustizia e violenza. Possono essere salvate solo dal quadruplice rifugio di Satya, Dharma, Shanti e Prema, verità, rettitudine, pace e amore. Essi sono infusi nell'uomo dalle scritture religiose e dalle storie dei santi e dei saggi, descritti nei Purana, che raccontano la loro ricerca di Dio. L'entusiasmo suscitato dallo studio di questi libri non deve svanire come il latte che bolle sul fuoco. Dopo qualche minuto di ebollizione, il latte inizia a raffreddarsi. Quando si giunge a casa dopo aver ascoltato un discorso, il fervore derivato dal messaggio si affievolisce nel nulla e si scivola di nuovo nella fatidica routine. Questo si chiama Purana Vairagya, la rinuncia d'impeto che si prova quando si ascolta un discorso religioso che presto si spegne e passa nel dimenticatoio. Il sadaka, l'aspirante spirituale, deve desiderare un'impressione più profonda. I Mahavakya, enunciati vedici della verità, che sente, le esperienze visive che ottiene, che ascolta, devono essere impresse nel cuore. Non esistono due entità, ma una sola, Brahman. Tutte le molteplici regole, regolamenti, limitazioni, indicazioni, le cose da fare e da non fare, hanno solo questo scopo, fondere l'anima con l'anima superiore, il Jivatma con il Paramatma. Gli Shastra prescrivono Yama, varie forme di astensione dal male, Niyama, osservanze di disciplina, Asana, posture fisiche, Pranayama, controllo del respiro, Pratyahara,
allontanamento della mente dagli oggetti di senso, dhyana, controllo del respiro, dhyana, meditazione, e samadhi, stato di supercoscienza, di assorbimento nell'atma, eccetera. Queste vengono prescritte e descritte come membra dello yoga, oltre al japam, la ripetizione del nome del Signore, delle formule mistiche, lo shravanam, l'ascolto della gloria di Dio, manamam, revisione di ciò che si è ascoltato, nididam, ricapitolazione di ciò che si è ascoltato, e la costante riflessione sulla gloria di Dio. Tutte queste pratiche hanno un unico fine, fondere il Jivatma con il Paramatma. La sadhana spirituale è come in un duello con una tigre, che è maya, l'illusione. È come giocare con il fuoco. Per mezzo dei colpi, del martello, della gioia e del dolore, il pezzo di ferro viene modellato in un recipiente cavo in modo da non affondare nel mare della maya, ovvero l'illusione del mondo. Se mescolate miele e acqua di mare, l'intruglio sarà imbevibile. Allo stesso modo, non mescolate il succo nettarino della grazia del Signore con l'avidità dei piaceri sensuali. Sviluppate prajnana, la visione pura e incontaminata della realtà. Allora potrete visualizzare l'uno che appare come questi molti. Prajnanam Brahma, dice il Veda, la costante consapevolezza integrata è Brahma. È quella con cui l'intelligenza si integra, quella con cui i sensi collaborano per portare a conclusioni praticabili. Il corpo fisico e il prajnana sono collegati attraverso i sensi e l'intelligenza. Quando uomo e Dio operano insieme, come il positivo e il negativo, si genera prajnana, la corrente. È questo prajnana che stabilisce in voi la convinzione Aham Brahmasmi, io sono Brahman. Non che ci siano due entità, Aham e Brahman, ma come nello sciroppo dove acqua e zucchero si sono fusi, Aham si è fuso in Brahman, quindi c'è una sola entità, Brahman. Il Samaveda contiene la grande affermazione Tatvamasi, tu sei quello, che significa ciò che è oltre Rupa e Na, al di là del nome della forma, tu sei. Ora ti differenzi pietosamente e ti senti separato per mezzo del nome della forma, come due insegne transitorie e mutevoli dell'individualità. La contemplazione di queste grandiose espressioni della verità riempie di una gioia inspiegabile. Ma non essendo consapevole di queste espressioni e della loro dolcezza, l'uomo perde la grande opportunità. Il Prashanti Vidwan Mahasabha, che è un'ala dell'organizzazione Satya Sai, è stato progettato per portare questo ricco tesoro alla portata di ogni persona in questo mondo, perché ognuno ne ha diritto. Non solo questi, la Gita, il Ramayana, il Mahabharata, il Bhagavata, anche questi contengono il messaggio di Dio e dovrebbero essere portati a tutti. Deve esserne nutrito ogni uomo affinché possa crescere in salute e forza, coraggio e fiducia, perché questo è qualcosa che una volta ottenuto non si può più perdere, ovvero la conoscenza del sé, jnana. C'è un'altra cosa che se si perde una volta non si può più recuperare, ed è maya. C'è una terza cosa che non si può mai ottenere perché è voi stessi, e non si può nemmeno perdere perché siete voi stessi che siete Brahman.
usate la vostra intelligenza e arriverete alla corretta interpretazione della molteplicità dell'universo. La scienza si sta avvicinando rapidamente all'idea che fondamentalmente l'universo è uno. Solo l'intelligenza deve liberarsi dai pregiudizi e dalla furbizia. Un sannyasi, monaco, aveva un orso che accarezzava come un animale domestico e lo portava in giro nelle sue peregrinazioni. Un giorno, nel mezzo della fitta giungla, incaricò l'orso di vegliare su di lui e andò a dormire. L'orso vide una mosca sul naso del suo padrone, cercò di scacciarla, ma questa tornò indietro e non si mosse. Incuriosito dalla sua audacia, l'orso portò una grossa pietra e la scagliò contro la mosca sul naso. Inutile dire che quella pietra uccise il maestro. Bisogna avere discriminazione, non solo un pozzo di idee. L'oratore, che è il presidente, ha fatto riferimento al Mahatma e ai personaggi divini, la cui visione è di ordine universale. Ma è difficile per l'intelligenza ordinaria coglierne il significato e il mistero. Ognuno di loro ha il suo compito, il suo livello, la sua area e il suo metodo o bhava. Egli ha detto che Satya Sai Baba conosce tutto ciò che accade a tutti. Questo è perché io sono in ognuno di loro. Ishvaraha Sarva Bhutanam, come dicono le scritture. Questa corrente è in ogni lampadina, solo che alcune sono a basso voltaggio, altre sono ad alto voltaggio. Ma non c'è alcuna differenza fondamentale tra Jivatma e Paramatma. Gli Upadissa o lampadine hanno una potenza diversa a seconda del filamento e della loro forza. La mucca mangia l'erba, il maiale le frattaglie, il leone la carne. Questa è la specialità dell'Upadi. Come può esserci un confronto o una competizione tra questi? Un Hatha Yogi aveva acquisito molte strane abilità e si accorse che la gente si radunava in gran numero attorno a una persona che non era in grado di valutare. Quella persona aveva caratteristiche che nessuna abilità può creare, ossia Shamham, Satyam e Prema, equanimità, verità e amore. Se le passioni e le emozioni di una persona sono sotto il controllo della natura superiore, allora il Signore si assumerà la responsabilità per il suo progresso, altrimenti dovrà aspettare. Quindi non lamentatevi di non avere un guardiano, Nata. Dio è l'unico a Nata, persona senza guardiano. Tutti gli altri hanno lui come guardiano. Egli è sempre accanto all'uomo, dentro di lui come coscienza, fuori di lui come compagno e guida. Questo mondo è la giungla in cui vi aggirate. La paura è il leone che vi spinge a salire sull'albero del samsara, delle attività mondane. L'ansia è l'orso che vi terrorizza e vi fa muovere i passi nel samsara, scivolare verso il basso negli attaccamenti e nelle azioni vincolanti, attraverso le radici gemelle della speranza e della disperazione. I due topi sono il giorno e la notte che divorano la durata della vita. Nel frattempo si cerca di strappare un po' di gioia dalle dolci gocce dell'egoismo e del sentimento del mio. Alla fine, scoprendo che le gocce sono insignificanti e fuori portata, l'uomo grida nell'agonia della rinuncia, invocando il guru. Il guru appare sia dall'interno che dall'esterno e salva l'uomo dalla paura e dall'ansia. राम कृष्ण तुम हो जय राम जय राम राम कृष्ण तुम हो जय राम जय राम राम कृष्ण तुम हो जय
कृष्ण तुम हो साई राम साई राम साई कृष्ण तुम हो साई राम साई राम साई कृष्ण तुम हो साई राम साई राम तुम हो साई राम साई राम साई कृष्ण तुम हो साई राम साई राम केशु पिता तुम हो जय राम